Ed ecco, intanto vediamo le ultime indicazioni che vengono date a Cristina Gao, che ci presenta il Libertango di Piazzolla per quanto riguarda questo suo programma libero. Cristina Gao, che ha ottenuto la qualificazione, era la prima riserva e ha sostituito Yulia Lipnitskaya, che invece si è infortunata. La qualificazione l'ha ottenuta grazie al secondo posto alla Skate America e alla quarta posizione al trofeo Bompard. E ha il compito difficile, lo dicevamo anche ieri, perché questa atleta veramente sta gestendo in contemporanea un'università importante come quella di Harvard ed il pattinaggio. Ed è lei a dover aprire il programma della giornata conclusiva per quanto riguarda le gare a Sochi della finale di Grand Prix. Triplo flip, triplo toe loop, subito in apertura, buona combinazione di due tripli. Doppio axel. Triplo Lutz, doppio toe. Non va l'altro triplo flip, siamo nella seconda metà del programma. Buono il triplo salto. E buono anche il triplo loop. Triplo toe loop, doppio toe loop, doppio loop, fine programma, combinazione a tre.
Cristina Gao, sicuramente meglio di ieri, però ancora degli errori per lei. Cristina Gao che ha detto: non voglio prendere come scusa del fatto che lo short non fosse andato insomma così bene, la scusa che sono stata chiamata all'ultimo momento, perché in realtà sono ben preparata e ben allenata tutto l'anno. Però diceva giustamente in conferenza stampa: intanto c'è stata la grande gioia di essere qui in una finale, e poi a Sochi tutti gli atleti hanno elogiato questo impianto, questo ghiaccio, tutti sono rimasti molto ben impressionati, Franca, dall'impianto di Iceberg Skating Palace. Sì, posso immaginare, anche a vederlo così. Bellissimo, è veramente un mega impianto, grandissimo. Poi naturalmente in Russia il pattinaggio è uno sport molto molto popolare, il pattinaggio di figura, qui loro si aspettano di acclamare tutto esaurito, di acclamare i loro atleti. I loro atleti si aspettano, credo, di fare bottino completo all'Olimpiade di Sochi, quindi sono anche dei grossi esperti in questo sport, quindi penso che ci sarà tutto veramente predisposto al meglio per questi pattinatori. Cristina oggi meglio, molto meglio di ieri, sì. Veramente l'unico errore pesante è la caduta sul triple flip, però altri sei elementi di salto completati bene, molto bene, con la combinazione a tre in fondo, le altre due combinazioni sfruttate pienamente con una combinazione di due tripli iniziale, per cui bene. Forse ecco, qui la giovane età si vede tantissimo, ancora un po' acerba, ancora non sa trasmettere tanto l'emozione col pubblico, con la giuria, molto immersa nella sua concentrazione nel voler far bene, non tanto impegnata dal punto di vista artistico e dei components. Vedremo allora il punteggio per Cristina Gao. Così è il primo confronto, come al solito, al Thyssen-Kraken, a volte cerchiamo di capire proprio. Il suo allenatore Peter Johansson, che lavora in coppia con Mark Mitchell, sono a Boston, una scuola molto grande di pattinatori e pattinatrici, spesso vanno anche tanti italiani ospiti in questa scuola d'estate, in estate. Ed eccolo il punteggio 55 e 90 ai Technical Elements, 51-08 per la presentation, la caduta, 105-98 il suo free skating, per il totale di 154-54. È rimasta così, guarda il risultato, quasi insomma non commentano né lui e né lei. Ovviamente è un po' sotto alle sue aspettative, a quello che sa fare, ma normale, ieri era già basso il corto, quindi pur avendo fatto un libero buono non è riuscita a risalire più di tanto.